Oggi rileghiamo in modo semplice. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video di rilegatura, la più facile rilegatura esistente al mondo. Una rilegatura senza cuciture. È mai possibile? Sì, e ve la faccio vedere in questo video. Attivate la campanella per non perdere i successivi video. Se vi va, aiutate Arte per te tramite il pulsante PayPal, ma soprattutto venitevi ad iscrivere sulla pagina Facebook di Arte per te. 3 video al giorno per rinfrescare la vostra creatività e venitevi a iscrivere anche sul mio account Instagram. Cercate sempre il pennello bianco su fondo rosso e la scritta Arte per te. E lì dietro si cela la vostra pazza amica Ombretta. Bene, allora basta parlare, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere la rilegatura più facile del mondo per libretti e taccuini davvero carini. Ed ecco l'occorrente per creare i nostri mini libri fatti a mano, senza cucitura, una legatoria semplice semplice. Per i libri ci occorrerà semplicemente della carta. Io ho qui della carta colorata, ma potete utilizzare anche la carta, quella bianca, quella delle fotocopie, e la grammatura è proprio quella per carta da fotocopie. Un tagliabalza e delle forbici, questo è l'occorrente essenziale. Poi, per abbellirli, potremmo avere dei cartoncini per fare le nostre copertine. Io ho scelto delle fantasie un po' autunnali. Ci servirà anche una matita. Sempre per abbellire potremmo utilizzare dei laccetti, degli strass. Ci occorrerà anche un righello. E sempre per attaccare la foderina, della semplicissima colla in stick o questa attacca tutto. Di questa vi lascio il link nel box informazioni, perché mi chiedete sempre dove io l'acquisti. Iniziamo subito. Come prima cosa prendo dei fogli di carta e taglio dei foglietti di carta che siano 7 cm x 9 cm. Ovviamente queste sono le misure in cui ho deciso di fare i miei libretti, ma voi potete farli di qualunque dimensione desideriate, da quelli più piccoli piccoli a quelli più grandi grandi. Io da un foglio cosa faccio? Prendo 7, 14 e 21, dambo i margini, così prendo le misure esatte, mentre dall'altra parte, volendo fare dei foglietti che siano 7 cm per 9 cm, segno i 9 cm. Ne vengono dal mio formato di carta 2, quindi 9 e 18. A metà del 9 e a metà del 18 faccio un altro segno, quindi a 4,5 e a 1, 2, 3, 4, 13,5. E a 13,5. Stessa cosa dall'altra parte. Congiungo le linee del 18 e del 9, quindi quelle che delineano la larghezza del foglietto, lascio appena accennate invece quelle del centrale, proprio le calco pochissimo perché così quasi non devono vedersi, perché quelle non vanno tagliate, mentre quelle altre sì. Quindi congiungo dall'altra parte i punti a 7 e a 14. Cosa faccio? Divido a metà, quindi al punto 9, lo metto in orizzontale e divido le basi che erano quelle che avevamo preso al punto 7 e al punto 14 dei laterali. A questo punto avremo le pagine del nostro libretto. Eccole qua. Io questa carta l'ho tagliata in doppio, quindi mi verranno 6 pagine. Adesso iniziamo con la parte più divertente. Prendiamo la misura di 1,5 cm nella parte superiore e 1,5 cm nella parte inferiore del dorsetto che avevamo appena accennato prima, quindi 1,5 cm e 1,5 cm qui. Stessa cosa anche con l'altro blocchetto, 1,5 cm e 1,5 cm. In uno taglieremo dal punto del 1,5 cm verso l'esterno, così, ok?
Quindi faremo uno, creando questa biforcazione, ok? Nell'altro invece tagliamo la parte interna, quindi da qui a qui, internamente ai punti che avevamo preso. Voilà, il più è fatto. Adesso arrotoliamo le pagine con le estremità tagliate e, tenendole ben fisse, allarghiamo il buco che abbiamo creato nelle pagine precedenti e inseriamo all'interno. Quindi srotoliamo verso il basso uno, verso l'alto l'altro. Così, a questo punto il nostro libretto è quasi pronto. Pieghiamo su se stesso il libricino. Così prendiamo il nostro cartoncino e ricaviamo un rettangolino che sia 10 centimetri, quindi un centimetro più della larghezza dei foglietti, per, non la traccio tutta la linea perché non mi serve, per 7,3 circa, neanche 7,5, quindi 7,3, perché questa è la lunghezza delle pagine, perché la lunghezza non varia mentre lo spessore sì. E allora faccio un po' sbordare le pagine, perfetto, e adesso pratico i tagli. Su questo cartoncino prendiamo il 5, il punto di mezzo, e agevoliamo una bella piega, 1 e 2, e con la matita, con un bulino, quello che avete, calcate questa parte. Io lo farò col retro del tagliabalza, così segno semplicemente, in modo che poi nell'atto di piegare mi venga semplicissimo farlo. Voilà, questa sarà la copertina. Prendo un nastrino, qua siamo nella fase puro abbellimento ricreativo, se volete farlo fatelo, se no no. Prendo la mia colla, che non vedeva l'ora di venire fuori dal tubetto, che stenderò aiutandomi con un pezzettino di carta, eliminando l'eccesso. Quindi prendo il laccetto che avevo tagliato e lo posiziono qui al centro. Prendo il mio libricino, prendo la copertina, chiudendo il libricino, così la richiudo su di esso. Voilà. A questo punto, per abbellire il mio quadernino, cosa faccio? Prendo due strassetti. Questi sono già adesivi, ma io un punto di colla vi suggerisco di metterlo sempre, e faccio in modo che il capetto dell'accetto si insinui tra i due strass, così. Voilà. Quindi do un'assestata al librettino stringendolo bene tra le mani, e voilà, il mio libricino è pronto per accogliere poesie, pensieri, attimi di felicità o semplicemente sogni, che spero si realizzeranno per tutti voi. Questo è il modo più semplice di rilegare un libretto, un quadernetto, qualcosa che potete portare sempre in borsa, nello zaino, che non vi occupi spazio, e voilà, il gioco è fatto. Tanti foglietti colorati per scrivere i vostri pensieri più delicati. Bene, vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Ciao!
Visto che belli i nostri taccuini, non sono bellissimi e pensate, potete farli con ogni tipo di carta. Certo, non con carta troppo spessa, ma con le carte sottili per mini blocchi da disegno o semplicemente taccuini in cui appuntare dei vostri pensieri fugaci o in delle mini rubriche. Insomma, sbizzarrite la vostra creatività e rilegate in modo semplice tutto quello che vi va. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così regalatemi un pollice in su, rilegatemi un pollice in su, una bella condivisione sulle vostre pagine Facebook e ombrettina vostra è contenta. Grazie di cuore se lo farete. Noi ci diamo appuntamento sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!